realtà io sono arrivato per caso in India. Dopo 14 anni di lavoro in Italia sono partito per Londra per provare nuove avventure professionali. Ho semplicemente accompagnato una mia amica per un colloquio con una recruiter che cercava stilisti. Quando questa recruiter appunto mi chiede io chi fossi, che cosa facessi, e appunto le dico che avevo lavorato per 14 anni in due brand dell'alta moda italiana, e le si è accesa la lampadina, perché la prima cosa che mi ha chiesto dice: ma tu avresti problemi a spostarti in un altro posto? Dico, no, in realtà no, perché appunto avevo lasciato Roma per Londra, e quindi mi ha fatto la proposta di venire qui in India. L'India è sempre stato un paese che mi ha affascinato per la storia, la cultura, i colori. È un paese magico, nel vero senso della parola, cioè qui provi delle sensazioni che secondo me l'Occidente ha completamente dimenticato, anche per una questione di vita, perché noi corriamo, siamo sempre di fretta. Qui invece impari ad assaporare lo scorrere del tempo, cioè a rilassarti, insomma. Non è stato facile ambientarsi, però ecco, sono dell'avviso che se uno va a vivere in un altro paese, un po' è portato ad aprirsi, a essere open mind, quindi piano piano si integra nella società, e quindi alla fine le cose, cioè in realtà dopo 3 anni ormai non mi stupisco più di nulla qui in India, anche perché poi devo essere sincero, gli indiani sono delle persone molto socievoli, ti fanno sentire subito a casa, hanno molti punti in comune con gli italiani. Stanno usando una tecnica ARI, sarebbe simile al nostro uncinetto, per creare appunto i ricami. In questo caso sono fiori e foglie su una camicia in voile di cotone, e quindi loro entrano ed escono. Il gesto è questo, ed è una tecnica antica, cioè non è cambiata per niente, perché appunto lo fanno su un telaio a mano. Qui si vive il presente, non si fanno progetti, cioè tutto ti accade, e quindi il regalo che mi sta facendo l'India è quello di scoprire una sorta di interiorità, di essere più aperto alle sensazioni, cosa che nel mondo occidentale si è totalmente perso, perché siamo concentrati, siamo razionali. Qui invece veramente è l'io, l'interno di ognuno di noi, con i sentimenti, con le sensazioni a venir fuori, e sicuramente anche da un punto di vista creativo, perché vedi degli accostamenti anche per strada che non sono per noi comuni, non sarebbero all'ordine del giorno per noi italiani, e quindi quello stimola molto la creatività, i colori, i pattern. L'India è un tesoro di informazioni, quindi soprattutto poi per un creativo è veramente uno stimolo continuo.